la prima notte in carcere, Paolo Pino, Valerio, a del grosso La PM, dottoressa, pensa che abbia firmato il fermo. Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha chiesto scusa e si è scusato per quel che è successo, ha spiegato come in realtà non avesse in animo quello di uccidere nessuno e per il resto, chiaramente, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, rimandiamo il tutto ad un'altra occasione per rendere l'interrogatorio con i magistrati. Questa domanda non risponde in questo momento, aspettiamo di rendere interrogatorio con i magistrati, dopodiché si saprà. Avete sicuramente molte più informazioni voi per quel che ho letto finora, quindi... Provato chiaramente, molto provato. Scusate. Che cosa le ha detto, avvocato? Le prime cose che le ha detto quando lei l'ha visto per la prima volta stamattina? Era molto provato e dispiaciuto per quel che è successo. È un dramma che ha investito più famiglie sicuramente. Dispiaciuto per quello che è accaduto a Luca, al ragazzo. Avvocato, però per ora basta così. Avvocato, avrebbe detto, parlando con la ragazza, avrebbe detto la cosa è andata oltre, io non avrei voluto farmi del male. Lo sa, io non la sapevo questa cosa. Senta, e la mamma La mamma di Valerio è distrutta, come è normale che sia. Ma cosa ci può fare in ufficio? Signori, siete cortesi. Signori, per ci favore, può dire, anche per favore. Signori, per favore, grazie. Sì, dottoressa, prego. Signori, scusate, grazie, fatemi lavorare. Grazie.